79 anni fa, la tragedia di Contigliano era il 3 ottobre del 1936, quando non lontano dalla stazione di Contigliano, vicino Rieti, ci fu un violento scontro tra la littorina, che sarebbe dovuta arrivare a Terni, e un furgone di trasporto della posta. Su quella littorina, come ricorda Luca Frontera, del Supporter Trust dell'Aquila, viaggiava l'Aquila Calcio. Allora si chiamava AS L'Aquila. Doveva arrivare a Verona la squadra per affrontare la quarta giornata del campionato di Serie B. 15 morti e 70 feriti, un bilancio gravissimo. Morì in quell'occasione l'allenatore rossoblu Attilio Buratti. Nessuno tra i calciatori, ma dei tanti impiegati nella rosa, solo 5 poterono tornare a giocare sui campi di calcio. Una tragedia immane che scosse l'ambiente aquilano profondamente, ma l'Aquila seppe rialzarsi già allora. L'Aquila, si narra nelle cronache di allora, rifiutò addirittura la possibilità di restare B pur non giocando il campionato e ripartì più tardi con una nuova formazione. Come ogni anno, una delegazione del Supporter Trust, l'Aquila Me, sale su quel treno di mattina presto per ricordare e commemorare le vittime sul luogo dell'incidente. Lo ha fatto anche oggi, un modo importante per non perdere la memoria di quella che fu considerata una delle più grandi tragedie ferroviarie di allora.